Sono iniziati in Aran le trattative per definire il protocollo per il calendario della prossima votazione per l'RSU. Si rinnovano le rappresentanze sindacali unitarie, si rinnova la rappresentanza anche nel mondo della scuola, la delegazione CISL sarà presente all'interno della delegazione, una delegazione ANIEF, perché ANIEF finalmente dopo 30 anni ha la possibilità di diventare rappresentativa all'interno del mondo della scuola, ha già presentato più di 4.000 liste, in procinto di presentare nelle scuole, ha trovato più di 6.000 candidati, ha più di 40.000 deleghe, quindi è superiore a quella soglia del 5% e quindi è papabile per poter di nuovo dare una ventata di diritto nelle nostre scuole, negli ex provveditorati, negli uffici scolastici regionali e in sede di contrattazione nazionale e locale. E ANIEF vuole ricambiare le regole. Non va bene il contratto collettivo nazionale così com'è, perché di fatto non riconosce quanto la giurisprudenza ha già sancito, cioè la perfetta armonizzazione degli stipendi dei precari al personale di ruolo e anche in termini di diritti, di ferie, di permessi, di malattia. E non va bene il contratto collettivo nazionale laddove nella ricostruzione di carriera non prevede per intero tutto il servizio per ruolo, ma non va bene neanche il contratto collettivo nazionale quadro laddove per esempio per il personale transitato in regime di TFR prevede una trattenuta del 2,5 che nel settore privato non c'è. E non vanno bene i contratti integrativi che addirittura annullano il primo gradone stipendiale al personale neoassunto a partire dal 2011, e non vanno bene i contratti integrativi sulla mobilità laddove impongono dei vincoli, per esempio sul sostegno, vincoli quinquennali, non riconoscono il servizio della paritaria, insomma non riconoscono anche lì il diritto, un diritto che è vivente, un diritto che ogni giorno ANIEF è riuscita e continua a costruire sempre nelle aule dei tribunali. Vogliamo ora far entrare questo diritto nelle nostre aule, nelle nostre scuole, nel ministero, nei tavoli contrattuali, perché costruendo una società più giusta, più equa e più solidale ci può portare a scuole sicure, a scuole giuste e non scuole buone o scuole belle. Questo è quello che noi chiediamo ai nostri candidati, questo è quello che chiediamo nell'appello al voto. È ancora possibile candidarsi nelle liste ANIEF, è possibile cambiare insieme la scuola in meglio, costruire una società per i nostri figli, per i nostri studenti, che sia una società più giusta, più equa e più solidale.